Ti voglio parlare della luce di ozono. dimmelo. Allora, era il periodo che stavo guardando il discorso degli esseri di luce, di salire sulla nostra e ho avuto un sogno sempre di questi sogni lucidi, cioè lucidi, vividi. Ho sognato che stavo in un posto, una laguna, con delle case in lontananza, non c'è di questo tipo. Si avvicina un'astronave uguale a quella di Diaz, arancione e rossa. Fa un qualcosa, non so se emette un raggio o qualcosa, e io ho creduto di essere linkato, cioè preso, e avevo 5-6 persone da questa parte e una decina di persone da quest'altra. Arriva l'astronave, linka e porta e fa un qualcosa. Tutto quanto intorno a me si trasforma in bolle. Ma bolle, è presente l'idromassaggio, ma molto più piccole e tutto frizzante. Come versare champagne o acqua minerale molto gassata. Così tutto intorno. Tutto intorno, tutto bolle, 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 scomposizione, sono bolle, ritorno alla scena di prima, non c'è più nessuno, sono da solo. Parlando con un'altra persona, mi ha detto, no, guarda, fai così, quanti c'erano, guardati intorno, no, guarda così, guarda colà, quelle altre persone non ci sono, sei da solo. E quello che ti viene fatto è una doccia per pulirti. Ti risulta questo? Non magari nei termini con cui te l'hai descritto, ma esistono queste docce di purificazione. Io credo che quando vieni preso, vieni fatto passare in qualcosa per lavarti. Sì. Perché? Perché quando sono tornato con le mani sporche, la sera prima mi metto il gel, come adesso. Non avevo voglia, ero stanco, sono andato a dormire così. Quando mi sono svegliato, mi sono ritrovato perfettamente pulito. Certo, assolutamente sì. Poi ho guardato, Particolare, interessante. nei laboratori dove trattano le Le radiazioni. radiazioni oppure materiale genetico, c'è una doccia di questo tipo. Allora ho detto, ma cavolo, ma allora è una doccia. Ma mi è stata detta che è d'ozono, perché è associata a queste bolle, a questa cosa. No, non c'è zona, guarda, zona farebbe casino. Passa male. Con tutti i doppi legami che c'è sulla pelle, tra lo zona di disgrado del tessuto, no? Non si trovano più squagli, insomma, Ma queste sono. bolle, queste cose, cos'erano? Non lo so, può essere tutto, può essere anche un ossidante, può essere anche ossigeno, semplice ossigeno. Semplice Ci deve ossigeno. essere un modo che utilizzano per L'ossigeno trasportare i tutte batteri, batteri, sì, i le... batteri vengono ossigenati, tutti ossidati tutti. I batteri e l'ossidazione restano Ossigeno, dice. le muffe. Te sulla, con la muffa cosa faccio? Butti sopra la valacchina, ipoclorito di sodio, un muro nero, ipoclorito di sodio, molto bianco. In quel momento lì si sta ossidando tutta la muffa. Ma lo fanno ogni volta che ti prendono? Secondo me sì. Ma non è un particolare di grande importanza. No, io lo so, questo ricordo ce l'ho, questa cosa strana. Io pensavo invece che arriva l'astronave, avevo questa concezione di questa astronave gialla e rossa, che linkava le persone e le portasse indietro nel tempo. Perché? Un discorso mio, perché ero convinto che ci sia un cambio di frequenza dove loro non possono stare, allora linkano le persone, ma non serve che le persone salgano sulla strada, le linkano, cioè come un puntatore, puntato, 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 tutti quanti, tra, via indietro nel tempo, e si ricomincia tutto da capo. Dunque, qui c'è un discorso sul quale noi non abbiamo ancora,
molte prove, che però è un discorso molto interessante, che è collegato con gli americani, con i francesi, con i tedeschi e con la seconda guerra mondiale. In realtà il discorso è molto complesso, lo dico in parole semplici. Il serpente ha il controllo del tempo, quindi riesce a viaggiare nello spazio ma anche nel tempo. In particolare, io mi ricordo un addotto che, vedi com'è la vita, le bugie hanno le gambe corte, l'addotto è un esperto di orologi. Perché fa? È il collezionista di orologi. È da suo giovane. Lui si ricorda di questa base sott'acqua, poi si ricorda di essere stato portato sopra, si ricorda di essere in un posto che sembra proprio un atollo oceanico, dove c'è un sommergibile americano, e ci sono gli americani, e i francesi. Attenzione. Poi viene riportato con la macchina, sale sulla macchina perché si è riportato a casa, la macchina fa una vibrazione, pum, sei a casa. Vedi tutto che ti diventa, non riesci più a mettere a fuoco le immagini, quindi, tutto trasparente, e poi ti non ti fanno scendere. Bene, a un certo punto, quando esce dall'ipnosi il soggetto, abbiamo parlato, tutto il posto di corpo, e mi fa, però c'è qualcosa di strano. Questi sembra era un posto che non era tecnologico, c'erano cioè, i militari, le sedi di legno, le panchette. Sembrava quei film che si vedono alla televisione americana, quelle divise lì ci avevano gli americani. E poi, ma anche l'orologio, era quell'orologio lì e mi dice il nome, la marca, che io non... Quello che stava davanti a me aveva quell'orologio. Quell'orologio era indicazione alle forze armate americane nel 1947-45. Ce ne ho uno uguale a casa. Ce ne hanno portato indietro nel tempo? Questo soggetto, a un certo punto, quanto tempo ci hai messo a tornare a casa? In ipnosi. E lui mi risponde, in che senso? Nello spazio o nel tempo? Mi risponde così. Quanto ci hai messo a tornare a casa? Perché non ho parlato di tanto tempo lui in quel momento lì? Che senso ha? Un senso ce l'ho preso. Un senso ce l'ho preso. Per nasconderti, per mettere una base in un posto dove nessuno ti viene a rompere le palle. Non solo la metti spazialmente in un posto difficile, ma la metti temporalmente in un posto irraggiungibile. Allora, le loro strutture potrebbero essere dislocate in spazio-tempi differenti. Dov'è quel posto? Allora sono partito con un'altra ricerchetta molto strana, che io che non ho ancora concluso, perché io le ricerche le comincio, poi dico, ora sta un po' lì la roba. Ci devo pensare. Dopo passano 2 o 3 mesi, la riprendo e la porto avanti. Dunque, c'hai presente i francesi? Sì. C'hai presente gli atolli della Polinesia? Sì. C'hai presente Mururoa? Sì. A Mururoa sono scoppiate un sacco di bombe, perché ci hanno fatto le sperimentazioni nucleari dei francesi negli anni 70, 60-70. Quando? Tutti erano contro la sperimentazione nucleare, i francesi venivano presi per accottate nel muso da tutti perché non volevano che loro facessero scoppiare le bombe. Io ho